Ciao, il riff che ti spiegherò oggi è contenuto nel mio metodo ebook sul blues, bass, blues licks ed è il numero 3. Allora, si tratta di un blues in si maggiore. Come spiego negli altri video o come consiglio nel metodo, è cercare sempre la nota di partenza, di relazionarla come rispetto al primo grado, cioè alla tonica. Quindi se il blues è in si maggiore, la nostra tonica sarà chiaramente il si. La nota di partenza è un la. Quindi il la che cos'è rispetto al si? È la settima minore. Infatti, se vogliamo essere precisi, siamo in si maggiore, però gli accordi su blues, su questo blues, sono di dominante, quindi sono accordi maggiori con la settima minore. E infatti io ho la nota la. Quindi viene fatto un emmeron tra la e il si, quindi tra la settima minore e la tonica. Poi scendo sul ritorno sul La, scendo sul Fa diesis, poi vado a mettere il Re, tasto 7 corda di Sol, e ricado di nuovo sul Si al tasto 9 della corda di Re. Cosa che non ho detto prima, utilizzo dei mini bending sul basso elettrico. I bending sono abbastanza difficili da fare perché avendo le corde grosse, abbiamo poco margine. Quindi il bending viene fatto sul settimo grado minore, la prima nota, quindi la suono, faccio il bending e poi faccio l'emmeron sulla nota Si. Ritorno giù. Sul Re mi avvicino alla terza maggiore. Infatti si dice che la vera nota del blues sia in mezzo tra la terza minore e la terza maggiore, cioè una terza maggiore un po' calante oppure una terza minore crescente. Seconda parte, fin qui tutto uguale, la, si, la, fa diesis, poi devo spostare la mano. Qua faccio un pull off, cioè tra la nota Mi e Re. Colpisco solo la prima corda, la prima nota, il Mi, e vado in pull off sul Re. Questa è una terzina. Invece qua una duina sul La che propongo di nuovo con un mini bending. Proviamo a farlo lento. 3, 4. Riparto il quarto grado di Si e Mi. Io partivo dalla sua settima minore, quindi in Si partivo da La. In Mi vado a prendere Mi sulla stessa corda, quindi a tasto 14. Il settimo grado minore di Mi sarà Re, quindi io manterrò la diteggiatura. Di nuovo Re, Mi, Re, Si, terzina, La, Sol, Mi, quindi anche qua pull off e Re. Stessa cosa sul quinto grado. Essendo un riff sviluppato su due battute, quando vado sul quinto grado, avendo solo una battuta, dovrò scegliere quale fare. Quindi, ad esempio, arrivo soltanto fino qua, poi passo sul quarto grado. Anche qua ho solo una battuta, quindi ho scelto questa e poi ritorno sul primo grado per fare il turnaround finale. In questo caso farò il riff completo finale. Avrei potuto anche prendere un'altra decisione, quinto grado, quarto grado. Cioè sul quinto grado fare la prima battuta. Sul secondo invece fare la seconda, però chiaramente messa sul quarto grado. Ok,
ok? E poi ritornare sul primo grado. Spero che questo video ti sia utile. Mi raccomando, qua sotto in descrizione lascerò il link alla presentazione del mio ebook sullo SLAP. Dacci un'occhiata e ci vediamo al prossimo video.